System House e System Data Center, il tempo passa ma non cambia nulla. USB proclama lo sciopero dal 27 al 30 novembre per 14 ore complessive. Conferenza stampa dinanzi ai cancelli del call center in via del Tratturello a Paolo VI a Taranto. Occasione per i rappresentanti di USB per comunicare che nulla è cambiato dall'ultima conferenza stampa indetta a settembre. Da circa 4 mesi infatti le lavoratrici e i lavoratori di System House e System Data Center tengono accesi i riflettori sulla vertenza nata dalla profonda riorganizzazione degli orari di lavoro imposto dalla RTI Tarantina. Ascoltiamo le considerazioni di Francesco Marchese del coordinamento provinciale USB Lavoro Privato. Oggi siamo qui davanti ai cancelli di System House per tenere accese le luci intorno a questa vertenza. Vertenza che questi lavoratori conducono da 4 mesi a questa parte riguardo ai temi dell'organizzazione del lavoro, cioè da quando l'azienda ha imposto una profonda riorganizzazione degli orari di lavoro che ha determinato serie difficoltà nella conciliazione dei tempi di vita. Da allora le lavoratrici e i lavoratori di System House avanzano delle rivendicazioni molto chiare, semplici, legittime, comprensibili e sono quelle di una migliore distribuzione dei carichi di lavoro nelle giornate festive, una migliore distribuzione dei riposi infrasettimanali, una ciclicità del turno che consenta di avere una programmazione di lungo periodo dei propri tempi di vita organizzati intorno ai tempi di lavoro. Purtroppo nel corso di questi mesi noi registriamo soltanto da parte dell'azienda indifferenza, manifestata nel modo peggiore, cioè attraverso la retorica degli annunci di incontri o mai convocati o convocati solo per prendere ancora tempo e rinviare ancora. Ecco le valutazioni di Giuseppe Maniglia, anch'egli componente del coordinamento provinciale USB Lavoro Privato. E di fronte all'atteggiamento aziendale, di fronte ai continui rinvii che da settembre ci hanno portato praticamente fino a fine novembre, all'interno delle assemblee fatte con i lavoratori si è deciso che il tempo è ormai finito. Quindi il tempo non è più possibile attendere altro, quindi insieme ai lavoratori abbiamo deciso di proclamare, durante le assemblee abbiamo deciso di proclamare 14 ore di sciopero da fare entro praticamente la fine del mese, che saranno organizzati con le ultime due ore di ogni turno dalla venerdì, sabato e domenica e l'intero turno della giornata di lunedì.